Il trapano elettrico portatile è un'attrezzatura elettrica portatile utilizzata per eseguire fori o altre lavorazioni che richiedono l'utilizzo di utensili rotatori, quali le punte elicoidali. Per l'utilizzo del trapano è obbligatorio l'utilizzo dei seguenti dispositivi di protezione individuale: scarpe antinfortunistiche con puntale rinforzato in acciaio e suola antiscivolo, occhiali di protezione con lente unica panoramica e protezione laterale, autoprotettori da selezionare in base ai livelli di rumore rilevati, guanti antitaglio, abrasione e perforazione. A seconda del materiale da forare e dal tempo di esposizione, può essere necessario l'utilizzo di una maschera per la protezione da polveri e, in caso di rischio di caduta di materiale dall'alto, di un elmetto di protezione. Quando si utilizza il trapano elettrico, inoltre, è necessario avere un abbigliamento idoneo, in particolare che non permetta impigliamenti con gli organi in moto, quali sciarpe, bracciali o maniche lunghe slacciate. Come tutte le attrezzature elettriche, il trapano deve essere marcato CE e dotato di doppio isolamento delle parti attive. I rispettivi simboli devono essere visibili sul corpo dell'attrezzatura. Inoltre, come tutte le attrezzature di lavoro, deve essere accompagnato da un libretto d'uso e manutenzione su cui sono riportati tutti gli accorgimenti di utilizzo e di manutenzione necessari. Prima di ogni utilizzo, è sempre necessario verificare lo stato di integrità dell'involucro esterno e del cavo di alimentazione e controllare lo stato di affilatura delle punte che si dovranno utilizzare. Verificare sempre il corretto fissaggio delle punte che si vanno a utilizzare. Prima di iniziare il lavoro, accertarsi che nei materiali su cui si interviene non vi siano cavi elettrici, tubi, tondini di ferro o altro. Prima di iniziare, allontanare dall'area di lavoro il personale non addetto o comunque non dotato dei necessari dispositivi di protezione individuale e delimitare l'area di lavoro per impedire l'accesso durante il lavoro. L'utensile va collegato a prese idonee. Se è necessario utilizzare una prolunga elettrica, srotolarne completamente il cavo per prevenire possibili surriscaldamenti. Verificare sempre la posizione del cavo di alimentazione, che non deve intralciare le vie di transito. Il trapano va afferrato saldamente dalle impugnature. Prima di iniziare a forare, verificare il corretto funzionamento del trapano, facendolo girare a vuoto. Poggiare la punta sulla superficie da forare e quindi azionare la macchina. Durante o subito dopo l'utilizzo, non toccare mai la punta. Questa infatti diviene molto calda durante il funzionamento e potrebbe provocare ustioni. Non appoggiare mai l'utensile se la rotazione della punta non è completamente ferma. Attendere l'arresto della rotazione e poi appoggiare l'utensile. In caso di anomalie o malfunzionamenti, interrompere subito la lavorazione. Non azionare mai il trapano durante il trasporto. Dopo l'utilizzo, scollegare il collegamento elettrico dell'utensile. Non utilizzare il cavo per tirare o scollegare l'utensile o per il trasporto. Non tirare mai il cavo di alimentazione. Al termine dell'utilizzo, verificare che l'utensile non abbia subito danneggiamenti durante l'uso. Ricordate che dopo di voi l'utensile potrebbe venire utilizzato da un'altra persona e che quindi deve essere lasciato in perfetta efficienza, curandone la pulizia e lo stato di efficienza.